Cagnacci, io oggi non volevo fare questo video, volevo parlarvi di tutt'altro. Vi volevo parlare dell'articolo 67 della Costituzione, vi volevo parlare della libertà di espressione, di voto che hanno, di potere all'interno del Parlamento. Invece devo parlare di Paolo Ruffini. Perché devo parlarvi di Paolo Ruffini? Devo parlarvi di Paolo Ruffini perché quello a cui sto assistendo è uno stilicidio vergognoso. Allora, siamo d'accordo che Paolo Ruffini per fuga di cervelli possa essere criticato come regista, ci mancherebbe altro. Si può essere criticato con ironia, con la satira, anche in modo abbastanza duro, cioè ci sta nei limiti della critica se non si offende, se non si dileggia, se non si diffama. Va bene tutto, ma adesso sto assistendo a qualcosa di vergognoso. Gente che mi ha rimproverato per aver dato del banale ad un video di un altro youtuber qui su YouTube, ora si permette di scrivere ma fai schifo, va, non puoi lavorare, ma chi ti chiama, sei una vergogna. Oh, 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 tranquilli, tranquilli. Ragazzi, ha fatto solo un film di merda. Non, come persona, non gli si possono augurare le peggio cose solo per questo. Ha fatto un film di merda, come ne sono stati fatti tantissimi altri. Volete criticare il film? Benissimo, giusto, sacrosanto. Volete criticarlo come regista? Bene, potete dirgli tutto incompetente, non sa girare, qualsiasi film farà è una merda, non andrò a vedere. Ci sta, è nel diritto di critica. Ma spiegatemi questo accanimento. Cosa vi ha fatto Paolo Ruffini? Vi ha trombato le fidanzate? Vi ha ucciso il cane? No, veramente, io voglio saperlo. Perché umanamente si può infangare così una persona? Perché umanamente si va ad insultare un ragazzo che ha l'unico colpa di non aver saputo girare un film e ne girerà un altro? Wow, siamo nell'Italia dove la meritocrazia non funziona, dove però a quanto pare i soldi li ha fatti fare, quindi è normale che fa un altro film. Ora io dico, ripeto, possiamo farci tutti i ragionamenti intorno, tutti, ma devono essere di critica, non di offesa. Vedo Victor Laszlo che dice, ma questo incompetente ancora lavora, e quell'altro, Davide Clerici, che rilancia i link di Orgoglio Nerd. Orgoglio Nerd, Orgoglio Nerd, chi cazzo sono Orgoglio Nerd? Sono una paginetta di Facebook, sono un sitarello da quattro soldi, che magari asseconda pure le gioie della rete, perché così fa più condivisioni per lucrarci sopra, ma stiamo scherzando? Ma si può lucrare facendo visualizzazioni con l'insulto? Con l'insulto? Dicendo che una persona non deve lavorare? Ma che cazzo siete? Iniziate a tranquillizzarvi. Ripeto, diritto di critica, sempre. Vi difenderò fino alla morte. Anche se fosse contro di me. Reagirò io, ma garantisco che vi tutelo dal fatto. Lo potete fare finché non arriva la diffamazione. L'insulto va bene tutto, però deve essere critica. E allora non mi venissero a fare questi youtuberoni, eroi della rete, che si schierano, arrivano puri e duri come cavalieri, solo quando c'è da difendere la loro gallinella dalle uova d'oro, il loro amichetto, ok? Devono tacere sempre, sempre. Sapete cosa postano? Sapete qual è il delitto che ha compiuto quel cattivone di Paolo Ruffini? Che durante la premiazione del David di Donatello ha fatto, arriva qua Sofia Loren, una grandissima topo, una grandissima gnocca. Oh, wow, fa un'altra gaffa e poi sul finale Mastrandrea gioca un po' con lui. Una cosa che non farebbe notizia in qualsiasi paese del mondo, ma nell'Italia, dove si usano due metri di giudizio in base a se sono gli amici a essere criticati o se sono quelli che ti stanno sul cazzo, purtroppo si può dileggiare qualcuno. Mi fate tutti schifo. La community italiana di YouTube ragiona in un modo per tutelare i suoi interessi, mette da parte i propri valori quando c'è da tutelare la propria gallinella dalle uova d'oro, c'è da tutelare l'amichetto. No, perché purtroppo in Italia funziona così, l'amico sbaglia, si difende. L'amico viene criticato, uccidiamo chi lo critica. Funziona così. Invece no, Paolo Ruffini, regista, che cazzo lo conosce? Odiato da tutti. Ne parlo male, faccio anche il figo, ragazzi. Io sono il primo che ha parlato male di fuga di cervelli perché mi ha fatto cagare. Sono il primo che dice che è un regista incompetente. Ma come ce ne sono 50 in Italia? Sì, e si spiega il perché del giudizio. Lui risponderà perché non è così, magari muoverà delle critiche a voi, ma non si deve insultare. Allora, ma secondo voi chiamano il David Donatello Paolo Ruffini perché? Perché evidentemente vogliono qualcuno che faccia parlare. Che cazzo ne hai visti mai David di Donatello? Ma che riconoscimento sono? Magari ci può essere dietro un'idea
di chiamare, chiamiamo questo qua, fa un po' di rumore, fa qualche gaffo, fa qualche battuta che non ci sta bene nel contesto e se ne parla e se ne è parlato. Adesso voi sapete di David Donatello che non si è incurato mai nessuno, fuori dai, diciamo, gli appassionati di settore, adesso lo sanno tutti che cos'è, come l'Oscar, l'Oscar lo guardano anche chi di film non se ne è fatto un cazzo, il David Donatello no, lo seguono cinque polli, ok? Ci pensate che siete stati manipolati? Ci pensate da questa cosa che vanno fatto rigirare? Uno, poteva essere la loro intenzione. Due, vanno fatto rigirare una notizia come la gaffe, Ruffini umiliato. Ma fatela finita. Ripeto, critica sempre, sempre, anche con termini forti e duri, ci sta, ma dire a una persona non devi lavorare, sei una merda. Ma che, ragazzi, ragazzi, uno, poi il film è una merda, ma ha fatto i soldi, perché non dovrebbe lavorare? Cioè, se io avessi un dipendente idiota, no? Facciamo caso, io ho un ristorante, un dipendente idiota che però a fine pranzo riesce a vendere... Idiota, mi sta sul cazzo, mi dice pure vaffanculo, no? A fine di ogni cena mi vende una bottiglia di Don Perignon Rosé da 3.000 euro. Il conto lievita, faccio big money grazie a lui, idiota, però riesce a vendere quella bottiglia. Io non lo licenzierò mai perché non sa tenere un piatto in mano, fa cadere qualche bicchiere. Me lo tengo perché mi vende la bottiglia da 3.000 euro. Funziona così, il cinema è anche industria. Prendetene atto. Volete che lui non faccia film? Non è che si deve insultarlo sulla rete. Non si va a vedere il suo film. Si evita di fargli pubblicità. Sia positiva che negativa. Si fa così. Se è quello che vi importa. A me onestamente non mi importa. Cioè, se un film è di merda, lui fa film di merda. Fa film che però piacciono a chi li guarda. Che lo guardano quello che a cui piace. Perché no? Perché no? E ognuno poi fa le sue valutazioni. Vi prego. Domani vi parlo di articolo 67 della Costituzione. Ciao.